sta per iniziare. Atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Ben trovati amici da parte di Pierluigi Pardo e Stefano Nava, che mi affiancherà come sempre per il commento. La bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio B in arrivo per voi qui su EA Sports. Si annuncia una partita di grande livello. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose, o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Pierce, no? Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Spazio per il cross. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Iniziano la gara con due attaccanti e una linea di centrocampo a 4, classico 4-4-2. Una scelta direi tradizionalista, in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra senza per questo rinunciare a offendere. Non ferma il gioco l'arbitro. Ha dato il vantaggio. E c'è il tiro. Possono passare in vantaggio. Era in ottima posizione per battere il portiere, ma non ha saputo approfittarne. Risultato che rimane sullo 0-0. Segnare dopo pochi minuti avrebbe potuto dare la svolta al match, almeno dal punto di vista psicologico, anche se manca ancora un'eternità da giocare. La squadra di casa, il peggior attacco del campionato, proverà a sbloccarsi. E chissà che gli attaccanti non possano sbloccarsi proprio oggi e trovare quei gol che sono mancati finora. È quello che si augurano i loro tifosi. Sciaudone. È in buona posizione. Intervento del difensore che concede il corner. Cross verso il centro, ci mette i pugni e allontana. Sciaudone. Lazar. A metri davanti a sé, attenzione. Gran palla a scavalcare la difesa. Non trattiene? Occhio alla possibilità. Palo, attenzione, però è ancora buona. Strepitoso qui il portiere, sulla conclusione a botta sicura. Era gol, Pier. Ma non so come abbia fatto a prenderla. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Occhio in questa situazione. Almici. Gran palla in mezzo. Può colpire da lì. A metri per andare. Cerca il pallone profondo. Hanno messo il pallone in area ma senza precisione. Corner battuto in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Ha recuperato palla, non c'è fallo, dice l'arbitro. Palla girata sulla corsia. Occhio al cross. Vediamo cosa inventa ora. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Cross respinto qui. Lo vede. Bravo qui a smarcarsi. Prova a calciare. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano. Troppo passivo l'atteggiamento della squadra avversaria. Vantaggio direi più che meritato. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. È in buona posizione. Ha esagerato qui con la potenza, palla troppo lunga. Alzano il pressing. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Stagione deludente, loro speravano in un campionato migliore. La classifica purtroppo li vede relegati nelle ultime posizioni, in piena zona retrocessione. Punta l'area. Non può entrare così in area, ha corso un rischio pazzesco. Palla in fallo laterale. Questa è tutta la rabbia dei tifosi per la mancata concessione del penalty. Vediamo
Vediamo cosa fa ora. Avanza col pallone tra i piedi. Posizione ideale. Posizione favorevole. Occhio al cross sul primo palo. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Sciaudone. Può avanzare a spazio. Masciak. Attenzione perché è pericoloso. Può ricevere una posizione interessante. Può colpire da lì. Conclusione murata. Scattata molto bene qui la trappola del fuorigioco. Questa è un'ottima organizzazione di gioco. Gioco fermo, si è alzata la bandierina del guardaline ed è offside. Ci sono proteste, sembrava una chiara azione da rete, ma il collaboratore dell'arbitro non ha avuto dubbi. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Sciaudone. A metri sulla fascia. Riuscito a fermarlo. Sicuro l'intervento del portiere che va in presa. Portiere che la combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Masciak. Lazar. Sciaudone. Palla morbida a scavalcare la difesa. Puntuale qui il difensore nel recupero. Bidawi punta la porta. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Bittante cerca lo spazio. Lo vede, cross murato dal difensore. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Occhio al tocco in mezzo. Grande il riflesso del portiere su questo colpo di testa. Ha evitato un gol sicuro. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Palla messa dentro. Sembra cambiata all'inizio del match, eh? Come sottolineato anche dal pubblico, devono approfittarne. La mette in area. Non corre rischi, sceglie i pugni. C'è il pressing. Un altro ottimo tocco. Cerca la sovrapposizione. Posizione ideale. Attenzione perché è pericoloso. La difesa spazza via il pallone. Così che chiedono un ultimo sforzo nel finale per raggiungere il pari. A metri per avanzare. È in buona posizione. Intercetta bene il passaggio e non era facile. C'è il pressing sul portatore di palla.
e sarà calcio di punizione. L'arbitro gli fa segno che non tollererà altri interventi di questo tipo. Dovrà fare molta più attenzione adesso. Matteo, quanto manca ancora al fischio finale? Altri 15 minuti al 90esimo, Pier. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiedici pure la linea. Recupera bene il pallone. Pallone invitante. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Va con il possesso palla. Fallo, nessun dubbio per l'arbitro. C'è il cambio in arrivo. Proveranno a mettere palla in mezzo per andare a caccia del pareggio nel finale. La tocca a raso terra. E il pallone se ne va via. Lazar. Lo svantaggio è minimo, ma il vero nemico adesso per i padroni di casa diventa il cronometro, col tempo che passa inesorabile. Gli unici a crederci sembrano solo i tifosi, che non smettono di incitare la loro squadra. Complimenti. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Un'altra super parata, attenzione! Attenzione, altro gol! E adesso c'è veramente un margine pesante di vantaggio. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. Appena 120 secondi, ci dividono dal 90esimo. Grazie a Matteo Barzaghi, sempre sul pezzo. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. 120 secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Ha spazio per avanzare. Potrebbe crossare. Può ricevere una posizione interessante. Posizione ideale. Può colpire da lì. Palla interessante nello spazio. E c'è il gol! Palla in rete! Gara che sta per finire. A quanto pare c'è una distanza. E si chiude qui anche il secondo tempo.